C'è un luogo all'estremo confine orientale dell'Italia, a pochi passi dall'altopiano del Carso e a una manciata di chilometri dal Golfo di Trieste, nel quale ogni giorno si rinnova un rituale della memoria e del presente. Al primo sole che si arrampica oltre la cima del Monte Sei Busi, in provincia di Gorizia, è stato affidato il compito di chiamare all'appello per l'eternità 100.187 soldati italiani che hanno combattuto e che sono morti combattendo nella Prima Guerra Mondiale. Sono i 100.187 ragazzi e giovani uomini che giacciono sepolti all'interno del Sacrario di Re di Puglia, il più grande cimitero militare italiano. Re di Puglia sorge su un piccolo colle intriso di sangue dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Tra il 1915 e il 1917, il territorio che lo circonda viene conteso tra Italia e Austria-Ungheria in una serie interminabile di offensive e controffensive, faticosamente riordinate dagli storici nelle 12 battaglie dell'Isonzo. La morte massificata e anonima, orribile retaggio della Prima Guerra Mondiale, si scontra a partire dagli anni Ottanta con la nascita di luoghi di raccolta delle scritture autobiografiche popolari. Archivi di diari, lettere e memorie che attribuiscono volti e storie ai nomi dei caduti incisi sulle lapidi o sui monumenti spuntati nelle piazze dei comuni d'Italia. Volti e racconti che ci restituiscono i soldati del 15-18 in modo diverso rispetto ai libri di storia. Non più come i nostri nonni o bisnonni, ma come i ragazzi di allora, così simili alle generazioni di oggi. Spavaldi o fragili, timorosi o sfrontati nella spensieratezza dei loro anni. Dal maggio 1915 al novembre 1918, la Grande Guerra esige 650.000 morti tra i soldati italiani. Circa 15.500 vittime al mese, 517 al giorno, 22 all'ora. Quasi un decesso ogni 3 minuti. Troppi, persino per l'imponente macchina militare che non riesce a recuperare e seppellire tutte le salme dei caduti. Solo al termine del conflitto, lungo tutta la linea del fronte, si cerca di restituire ordine al lutto. Avviene così anche a Re di Puglia, dove per alcuni anni il vicino Colle Sant'Elia accoglie il cimitero degli invitti della Terza Armata, fin quando il regime fascista, a partire da Benito Mussolini, decide di riorganizzare l'area attorno a un'opera monumentale commissionata all'architetto Giovanni Greppi e allo scultore Giannino Castiglioni. Il Sacrario di Re di Puglia, che viene inaugurato nel 1938, è di fatto l'ultima tappa di una strategia coerente da parte del regime per costruire una memoria trionfale della Grande Guerra. Il complesso nasce per raccogliere in un unico sito le salme provenienti da 89 luoghi di sepoltura improvvisati nelle vicinanze durante gli anni del massacro, ma non solo. Il ricordo collettivo del conflitto si articola fondamentalmente in due grandi stagioni. Negli anni 20 ogni comune tende a costruire il proprio monumento ai caduti e si assiste alla costruzione di una memoria dispersa, frammentata, a volte anche contraddittoria.
Poi, con la costruzione del regime fascista, si articola la necessità di avere una memoria gloriosa, eroica, in cui si sottolinea la bellezza del morire in battaglia per la patria, non il dolore. L'edificazione del Sacrario è dunque la tappa cruciale di un tentativo, già in atto da tempo, di cambiare definitivamente la mentalità degli italiani e la loro percezione della Prima Guerra Mondiale. Re di Puglia è ossessivo nella sua volontà di sottolineare la bellezza del sacrificio. Era una vecchia aspirazione, questa non è un'idea originale del regime. L'idea che l'Italia debba diventare una grande potenza e che questo status di grande potenza debba essere raggiunto attraverso il ferro e il fuoco, attraverso una dimostrazione di corale entusiasmo in una grande guerra. Ecco, Re di Puglia è esattamente questo. È la manifestazione simbolica del fatto che gli italiani si sono sacrificati collettivamente e con entusiasmo perché loro è stato un sacrificio nobile, perché loro sono i martiri della più grande Italia. Re di Puglia è la chiesa del culto della nuova patria imperiale. Monte San Michele, San Martino, Bosco Cappuccio. Sono questi i nomi delle località del Carso e dell'Isonzo sulle quali, secondo la rappresentazione fascista, i soldati italiani si sarebbero sacrificati con entusiasmo. In realtà, ciascuno di quei nomi ricorda un luogo in cui si è consumato, in pochi mesi, lo sterminio di intere generazioni. 38 lapidi in bronzo, poste all'ingresso del Sacrario, li rievocano uno ad uno. È la via eroica che conduce dritta alla tomba di Emanuele Filiberto, duca d'Aosta, chiamato l'Invitto, al pari dell'armata che comandava, la Terza. La Terza Armata è indiscutibilmente l'unità, la grande unità dell'esercito italiano su cui pesa di più l'intero conflitto. Questo spiega in larga parte perché poi attorno alla Terza Armata si costruisca uno dei grandi teatri della memoria collettiva italiana della Grande Guerra. È alla Terza Armata che è particolarmente dedicato il Sacrario di Re di Puglia. La Terza Armata è al centro dell'idea di una guerra invitta. Invitto è il termine che viene associato a questa grande unità e che fa i conti con il tentativo di costruire un mito positivo attorno alla disfatta di Caporetto. Il sepolcro del Duca d'Aosta è ricavato da un blocco di marmo rosso della Val Camonica del peso di 75 tonnellate. Dietro, allineati, 5 monoliti di granito contengono le urne dei generali Antonio Chinotto, Tommaso Monti, Giovanni Prelli, Giuseppe Paolini e Fulvio Riccieri. Alle spalle del piazzale c'è la trincea blindata, un sistema difensivo che risale al 1915, la cui presenza ricorda a ciascun visitatore che su ogni centimetro di suolo che calpesta, durante la Grande Guerra, si è combattuto disperatamente. Sulla sommità del Sacrario si trovano due grandi tombe comuni per le 60.330 salme dei caduti ignoti. Ma Re di Puglia è soprattutto la scalea, 22 gradoni che contengono le salme dei 39.857 caduti noti, disposte in ordine alfabetico in loculi rivestiti da lastre di bronzo. In cima alla scalinata si stagliano tre croci che associano esplicitamente il sacrificio di Gesù a quello dei caduti. La prima volta che ho sfogliato il diario di un soldato avevo 24 anni. Studiavo per laurearmi.
Tra le pagine rese fragili dal tempo, che esigono di essere toccate con cura e delicatezza, ho trovato l'orrore. Sofferenze, malnutrizione, sporcizia, ferite, amputazioni, fucilazioni, morte. Com'è possibile che un essere umano, che milioni di esseri umani abbiano sopportato tutta quella violenza? Poi ho scoperto che quel soldato aveva affrontato il suo calvario a soli 19 anni, 5 meno di me. Una sua foto scolorita è scivolata fuori dal taccuino che tenevo in mano. Come può quel volto pulito, come possono quegli occhi buoni appartenere a un feroce combattente? Cari genitori, grazie ai fiori che mi avete mandato. Li ho adorati, ma sono distante. Io ho sempre voglia di ricevere nuove lettere, magari tutti i giorni. Ma quando le leggo, tante volte, mi vengono le lacrime agli occhi. Se Dio manterrà la gloria, un giorno, chissà che ritorneremo. Carissima Peppinuzza, una fucilata sparatami da un testone croato mi colpì alla coscia destra e si limitò a scavare nella massa muscolare un canale che guarirà in una quindicina di giorni. Per il resto sto benissimo e appena guarito ritornerò tra i miei soldati. Le vicende personali di questi due soldati e di centinaia di migliaia come loro si sono consumate sullo sfondo delle battaglie che hanno avuto come epicentro la zona di Re di Puglia e come estensione il corso del fiume Isonzo tra il 24 maggio del 1915 e il 24 ottobre del 1917, data della rotta di Caporetto. In mezzo alle loro voci impresse su carta, dagli scaffali degli archivi della memoria, se ne levano una moltitudine a raccontare 30 mesi di scontri sanguinosi e inutili. In un dialogo muto che si ripete tutti i giorni a Re di Puglia, i raggi del sole illuminano ciascuna delle innumerevoli scritte presente che dominano il complesso monumentale, come a esigere dai soldati sepolti una risposta a un ipotetico appello, un richiamo a compiere il proprio dovere. Centinaia e centinaia di volte la parola presente. È questo il messaggio che il fascismo ha voluto scolpire sopra le ossa di ogni caduto. Ufficiali o fanti, padri o figli, ricchi o poveri, eruditi o analfabeti, tutti presenti. Tutti uguali al cospetto di un destino comune. La chiamata alle armi, l'inquadramento, la partenza per il fronte, l'uniforme, il fucile, la morte, la sepoltura. E l'adesione allo sforzo bellico che si protrae oltre l'estremo sacrificio, persino dopo aver dato la vita per la patria, e che si riassume in quell'unica parola. Deve testimoniare il fatto che gli italiani sono diventati un popolo di guerrieri e che i 650.000 caduti non sono ricordati con dolore o non solo con dolore, sono ricordati in qualche modo con soddisfazione, con entusiasmo. Un messaggio reso compatto e uniforme con la spersonalizzazione del singolo soldato, che nel sacrario è ricordato solo attraverso il nome, il cognome, la collocazione nell'esercito e nella gerarchia militare. Non un luogo di nascita e di morte, non una foto, non una storia a raccontare la vita vissuta da ogni uomo prima di aver conosciuto la trincea, l'officina della morte. Gerarchia, ordine, simbolismi. L'obiettivo è ricostruire, attraverso il monumento,
l'immagine di un esercito belligerante. Ma dove sono i caduti? Oggi, grazie al lavoro svolto per anni negli archivi della memoria, molti soldati morti o sopravvissuti alla Grande Guerra hanno non solo un nome, ma anche un volto e una storia da raccontare. Tra questi luoghi che conservano un patrimonio dal valore inestimabile, ci sono l'Archivio Ligure della Scrittura Popolare di Genova, l'Archivio della Scrittura Popolare di Trento e l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. L'archivio dei diari è la banca della memoria degli italiani, il luogo in cui depositare il racconto della propria vita e nel quale andare a consultare i racconti di vita degli altri. Un presidio pensato per non disperdere il patrimonio della memoria collettiva. È con questa idea che è stato fondato nel 1984 dal giornalista e scrittore Saverio Tutino. Nel suo complesso, l'archivio di Pieve Santo Stefano custodisce oltre 7.000 tra diari, memorie, autobiografie, lettere, scambi di email, blog e ogni altra possibile forma di narrazione di sé. Sono testimonianze che vanno dalla metà del Settecento ai giorni nostri e che raccontano i grandi eventi storici degli ultimi secoli, ma anche piccole vicende quotidiane o intime, familiari o personali. Il fondo sulla Prima Guerra Mondiale è tra i più rilevanti, conta quasi 400 unità per un totale di circa 48.000 documenti. Le testimonianze raccolte dall'archivio dei diari sono qualcosa di più di una fonte pur indispensabile per l'analisi storica. I diari sono un ponte emotivo tra epoche lontane, un terreno di incontro tra generazioni, un anello di congiunzione tra passato e presente. Mi arrampico e mi commuovo, e provo disagio. Di fronte a ogni gradone del sacrario, ripenso ai volti e alle storie dei ragazzi che ho conosciuto, grazie ai diari. Sono qui, a pochi centimetri, ma nessuno può vederli, né ascoltarli. Né io, né le folle di visitatori che risalgono la scalea ogni anno. Dall'archivio di Pieve Santo Stefano affiorano invece storie esemplari della diversità umana sepolta al Re di Puglia. Da quella di Giuseppe Rossi, un giovane soldato che teme la guerra e coltiva il sogno, infranto già nell'estate del 1915, di tornare presto a casa. A quella di Azzaria Tedeschi, militare di carriera, maggiore dell'esercito, fervente patriota che aderisce e partecipa con ogni fibra allo sforzo bellico, fino a sacrificare la vita in battaglia. Non si potrebbero immaginare due esseri umani più diversi, che il destino ha deciso di accomunare nella sorte e che oggi giacciono sotto la stessa scritta. Presente. Quando l'esercito italiano varca la frontiera con l'Austria, a partire dalle prime ore del 24 maggio 1915, si trova di fronte in realtà una scarsissima resistenza, perché gli austriaci per lo più hanno abbandonato la linea di frontiera e si sono rifugiati dietro una frontiera militare che è stata lungamente preparata nei mesi precedenti. Preparata e resa impenetrabile grazie a opere di rafforzamento costruite con pazienza e maestria per reggere l'urto di un esercito nemico. Quelle opere sono le trincee. Anche gli italiani, subito dopo l'entrata in guerra, ne costruiscono, ma sono diverse. L'Italia ha l'obiettivo dichiarato di conquistare militarmente Trento e Trieste. Deve quindi attaccare.
Le sue trincee sono figlie degli assalti falliti. Sorgono in punti casuali, da scavi improvvisi. Vengono poi allargate fino a diventare buche profonde, cunicoli, dove i soldati possono sparire al di sotto del cosiddetto ciglio del fuoco. Uno scavo profondo o un parapetto alto segnano il confine tra la vita e la morte, perché riparano dalla vista del nemico e dai suoi fucili. E il nemico può essere a pochi passi. La distanza tra i combattenti, infatti, varia da pochi metri ad alcune centinaia. Lungo la linea del fronte coesistono di solito tre diverse tipologie di trincee. Le trincee avanzate sono scavi appena accennati o buche occupate durante un assalto. I soldati sono a pochi passi dai nemici, esposti al fuoco e impegnati in azioni molto pericolose. Poche decine o centinaia di metri più indietro ci sono le trincee di prima linea, il primo vero ostacolo alle offensive nemiche. Sono rinforzate con reticolati di filo spinato e cavalli di Frisia e sono la base di partenza per gli assalti. Le trincee di massima resistenza si trovano ancora più indietro, qualche centinaia di metri. Profonde e lontane dalle trincee nemiche, sono l'ultimo presidio difensivo in caso di sfondamento delle prime linee. All'interno delle trincee lo spazio abitabile è minimo. La larghezza varia da mezzo metro a qualche metro. Si dorme sulla nuda terra e in terra c'è il caos. Il fango e i sassi si mescolano a stracci, gavette, fiaschi rotti, scatolette di carne, ferraglie, fucili, caricatori, cartucce, sacchi di terra, elmetti, vanghe, picconi, zaini, tascapane, giberne, mantelli. Questo habitat che deve adattarsi a vivere Giuseppe Rossi sin dal 24 maggio, dal giorno in cui marcia con il suo reggimento verso la prima linea, diretto a Cervignano del Friuli, non lontano da Redipuglia. Giuseppe è nato a Vigevano, in provincia di Pavia, e non ha ancora compiuto 20 anni. Festeggerà il suo compleanno 5 giorni dopo, in trincea, il 29 maggio. È un ragazzo mite, che soffre per le privazioni quotidiane imposte dalla guerra. È goloso di latte e suona il violino. E si tormenta perché il latte al fronte non si trova mai e il violino ha dovuto lasciarlo a casa. Strada facendo giù un temporale e ci rinfrescò bene. Arrivati sul posto in un prato, ci mettemmo a dormire nell'erba tutta bagnata, come le bestie. Perché a mezzanotte si doveva partire. A mezzanotte il rancio, pasta e carne. Io di tutte e due non me ne toccò neanche una. Riguardo il mangiare era peggio di quello dei maiali. Poi c'era la carne. C'era da tirare come un mulo e se si guardava non si doveva nemmeno mangiarla. La gettavano giù per terra e poi dentro nelle marmitte. Poi quasi sempre due ranci con due ore di intervallo uno dall'altro. E poi per 36 o 48 ore non si vedeva più nulla. La pagnotta era sempre tutta ammuffita, che non si poteva neanche mangiarla. Era una vergogna. Bisognava saltare i pasti come i cammelli. Poi per l'acqua tante volte si prendeva nei fossi. La guerra è appena cominciata, ma Giuseppe corre subito, col pensiero, al giorno in cui finirà. Al termine del giugno 1915 scrive alla madre. Se Dio provvederà, verrà un giorno che ci rivedremo. Quel giorno mi farai un gavettone di caffè e latte e io lo mangerò tutto. Poi starò a casa un mese a rinforzare le ossa.
ma chissà quando sarà, e poi speriamo. Quel caffè e latte Giuseppe non lo berrà mai. L'Italia ha deciso che è arrivata l'ora di passare all'attacco. Il 23 giugno 1915, a un mese dall'inizio ufficiale della guerra, il generale Luigi Cadorna, comandante supremo del Regio Esercito, dà il via alla prima grande offensiva sull'Isonzo contro gli austro-ungarici. Uno slancio destinato a durare poco. Le azioni lungo il corso del fiume portano a un nulla di fatto e la sera del 7 luglio la battaglia viene sospesa. Il basso Isonzo appare subito agli italiani come un fortino inespugnabile, difeso dall'altipiano carsico, che alle estremità occidentali e orientali è chiuso dal monte San Michele e dal monte Ermada. Al termine della prima battaglia dell'Isonzo, le perdite italiane, tra morti, feriti e dispersi, ammontano a circa 15.000 uomini, quelle austro-ungariche a circa 10.000. Giuseppe Rossi, un ragazzo lombardo mite, goloso di latte, suonatore di violino, rientra nella conta di quei primi 15.000 morti italiani. Poco prima di essere ucciso, riempie pagine di diario e lettere con un groviglio di cronaca e dettagli. La sua brigata è schierata all'altezza di Gorizia, a San Lorenzo Isontino, un paio di chilometri dalla riva destra dell'Isonzo. Nella notte dal 29 al 30 fu un vero teatro. Fuoco in basso e fuoco in alto. I lampi rischiaravano la collina. I tuoni si confondevano al rombo del cannone e la fucileria. Noi sotto la nostra trincea pioveva a rotta di collo. Poi alla mattina la nostra artiglieria aprì un vivissimo fuoco. Qualcuno poi era condannato ai lavori forzati, a gettar via acqua con la gavetta per non bagnarsi. Qualcuno poi si metteva la mantellina e usciva fuori per paura delle volte di non restare seppellito sotto. I shrapnel passavano sopra a noi, fischiando. Poi da tutte le parti nell'aria si sentivano scrosciare, parevano gatti. Taluni nemici scoppiavano a breve distanza. Ne mandavano di quelli poi che allo scoppio innalzava una colonna di fumo come un pagliaio che bruciasse. La notte dal 30 al 1 luglio dei continui attacchi di fucileria sull'Isonzo, colpi di cannone, mentre i nostri riflettori, come una lingua di fuoco, perlustravano tutta la parte nemica. Pochi confusi appunti ancora e il diario di Giuseppe si interrompe bruscamente. È il 5 luglio quando viene ucciso, poco dopo aver inviato quest'ultima lettera a casa. Sento che volete spedire il pacco. Non speditemi nulla. Se si dasse il caso che io lo ricevo in un momento che si deve marciare, dove lo metto il pacco? Voi avete ragione. Ma cosa volete fare? Se tornerò, faremo allegria. Sono vostro affezionatissimo figlio Giuseppe. Scrivete di frequente. Ditemi sempre se ricevete le mie lettere. Adesso prenderò il motivo del rombo del cannone. E poi, se tornerò, lo suoneremo col violino. Giuseppe Rossi riposa oggi a Re di Puglia. Ogni giorno un raggio di sole sbatte sopra la sua tomba e illumina una scritta scolpita nella roccia carsica, invitandolo a rispondere a un appello, presente. Ma all'interno, c'è da scommettere, la sveglia la dà il suono del violino e il tintinnare di bicchieri ricolmi di latte. Sono almeno 4 miliardi le lettere e le cartoline scambiate tra il fronte e il fronte interno durante la Prima Guerra Mondiale. Un numero impressionante. Circa 95 milioni al mese, oltre 3 milioni al giorno, 132.300 all'ora, 2.200 ogni minuto, 37 al secondo. Ma cosa scrivono i soldati nelle loro lettere alle famiglie?
della guerra, ovviamente, ma con prudenza. Governi e alti comandi fanno di tutto per impedire che ci sia una circolazione libera delle notizie, perché vogliono impedire che le informazioni su ciò che sta veramente succedendo al fronte, fondamentalmente i grandi massacri per niente, possa diminuire il consenso degli europei alla guerra. Per molti mesi gli italiani possono sapere quello che sta succedendo, o vagamente quello che sta succedendo, solo attraverso i bollettini ufficiali del Comando Supremo. La censura coprirà per tutto il periodo della guerra qualsiasi fonte di informazione. C'è ovviamente la censura sui giornali, c'è la censura sui documentari, c'è la censura sulla letteratura di guerra, cioè quella grande massa di diari e di lettere, soprattutto, che vengono realizzate al fronte e che i soldati tendono a spedire a casa. Da queste scritture, i comandi temono che possano filtrare informazioni sensibili verso il fronte interno o, ancor peggio, che segreti militari possano finire in mani nemiche. Quali erano questi segreti? Molto spesso erano dei dettagli perfettamente inutili. Il luogo da cui si scriveva. Non si voleva far circolare informazioni su dove erano stanziati i reparti. O alcune notizie relative a avanzate, a difficoltà, a problemi del proprio reparto, alla difficile alimentazione o alla nulla alimentazione, alle armi che non vanno. Tutti questi dettagli, per noi apparentemente inutili, vengono censurati, vengono cancellati. E molto spesso le lettere arrivano a casa coperte dalle strisce nere della censura. Capito il meccanismo, chi scrive finisce per autocensurarsi e limitarsi a scambiare per lettera manifestazioni di affetto, informazioni sulle condizioni di salute, aggiornamenti sul lavoro dei campi. La scrittura dei diari offre invece maggiore libertà di espressione, anche creativa. C'è chi disegna panorami della linea del fronte, tracciando il campo di battaglia, rappresentando i simboli della battaglia e persino visioni oniriche che raccontano molto della psicologia del soldato. I massacri lungo il corso del fiume Isonzo e nell'area dove sorgerà il sacrario di Re di Puglia proseguono nell'estate del 1915 e oltre. Tra agosto e novembre Cadorna sferra altre due offensive infruttuose. La seconda battaglia dell'Isonzo ha come obiettivi principali la linea del Monte San Michele-Monte Kosic e il tratto San Michele-San Martino del Carso. Il 18 luglio le truppe italiane attaccano. All'alba l'artiglieria inizia a martellare le difese nemiche e a fine mattinata scatta la fanteria. Avanti. È questa la parola che scandisce una svolta senza precedenti nell'esperienza di guerra di ogni soldato. È il segnale che precede l'assalto, l'attacco frontale, il corpo a corpo. Migliaia di uomini saltano fuori dalle trincee e attraversano la terra di nessuno per conquistare le linee nemiche. La corsa attraverso la terra di nessuno è follia pura. Bisogna schivare le pallottole e cercare di rimanere in piedi. Il terreno è lunare, disseminato di crateri provocati dalle esplosioni. Si procede a sbalzi, a zigzag, pronti a gettarsi a terra in caso di pericolo. Si avanza così fino ai reticolati nemici, quando scatta il corpo a corpo. Il combattimento diventa all'arma bianca, con la baionetta innastata sul fucile. A volte i nemici si consegnano, altre volte fingono di arrendersi o di essere morti e colpiscono a tradimento. Che inferno! E non è ancora finita. Che succede? Un contrattacco. I nemici cercano di riconquistare la trincea perduta,
si ricomincia a parti invertite. Nonostante i bombardamenti e gli assalti di fanteria del 18 luglio, gli austriaci non cedono. Il 20 luglio le truppe italiane conquistano il Monte San Michele. Il duca d'Aosta chiede rinforzi per assestare la linea, ma non arrivano in tempo. Il suo antagonista sul campo, il comandante della quinta armata dell'esercito austro-ungarico Svetozar Borojevic, riconquista quella vetta. Il 3 agosto il comando supremo ordina di sospendere tutte le operazioni. Le perdite italiane nella seconda battaglia dell'Isonzo ammontano a circa 42.000 uomini, quelle austro-ungariche a circa 47.000. Alcuni soldati hanno più paura di subire mutilazioni e amputazioni in battaglia o in infermeria che di morire. Il soldato semplice Giuseppe Manetti di Bagno a Ripoli, provincia di Firenze, ha 32 anni quando scrive sul suo diario: il dispiacere di morire è quello che mi dà meno da pensare. Quello che mi dà più da pensare è la mia famiglia, che ho tanti doveri, è quella di dover rimanere mutilato. Mi auguro morire che restare mutilato, di non poter essere più abile né per me né per gli altri. È ciò che accade invece al capitano Egidio Cristofoletti, di Chiarano in provincia di Treviso, 38 anni, proprio nei giorni della seconda battaglia dell'Isonzo. Anche Cristofoletti combatte nella terza armata, 19° reggimento Brigata Brescia. I suoi taccuini, conservati presso l'archivio di Pieve Santo Stefano, contengono una testimonianza unica nel suo genere. Il capitano ricostruisce la sequenza degli assalti e degli arretramenti ai quali partecipa, con una cronaca puntuale degli eventi fino al 25 luglio 1915. Quel giorno, nei suoi appunti, scrive una sola parola, capace di contenere tutto il dolore di ciò che è costretto a subire: amputazione. Prima che giunga l'inverno, bisogna tornare ad attaccare. Il 18 ottobre iniziano gli scontri e le cronache raccontano di una sequenza infinita di piccole conquiste e arretramenti. È in questi giorni che vengono espugnate le trincee sul Monte Sei Busi, compresa quella che viene indicata oggi come Dolina dei Bersaglieri e che diviene un centro di medicazione e di comando. Il 23 ottobre, dopo 3 giorni di battaglia, la Brigata Siena riesce a impossessarsi dell'importante linea fortificata del monte. Sacrifici, mani di vite umane per conquistare un fazzoletto di terra, appena 100 metri, come stima Aldo Polcri, soldato di Anghiari in provincia di Arezzo, 35 anni, in una lettera che scrive a casa il 24 ottobre. Carissimi tutti, è stata una notte d'inferno quella che è appena scorsa, una notte di ferro e fuoco. In continuazione i grossi cannoni hanno vomitato a mitraglia ininterrottamente. I boati formidabili ripetuti e centuplicati dalle 100 eco delle valli assordavano. E il ferro, sibilando paurosamente come il serpente in vista della preda, andava a frugare il terreno nemico e con formidabile scoppio uccideva, mutilava, snidava. La terra tremava tutta. La voce propria, parlando, non si udiva. Adesso i valorosi soldati d'Italia, che hanno orora ridato alla patria 100 metri di terreno, dormono sulle posizioni conquistate. Accade così sul Monte San Michele, dove opera la Terza Armata e dove intere brigate vengono annientate, fin quando il 4 novembre i combattimenti cessano definitivamente. Il bilancio delle perdite della Terza Battaglia dell'Isonzo è di circa 67.000 italiani e 42.000 austro-ungarici.
Non bastano però le perdite ingenti e il maltempo a frenare la fuga del Comando Supremo Italiano, che decide di tentare un ultimo disperato attacco prima che finisca il 1915, nella convinzione errata che la resistenza nemica si stia per spezzare. La quarta battaglia dell'Isonzo ha inizio il 10 novembre e l'obiettivo è la conquista di Oslavia. Gli italiani si fermano un passo prima, riescono a espugnare e rafforzare il presidio di quota 188, ma la resistenza delle truppe austro-ungariche rende vani i tentativi di andare oltre. La pioggia aumenta, fa sempre più freddo, il fango blocca uomini e mezzi, le malattie decimano i battaglioni. Dalla bolgia infernale di quota 188 di Oslavia fuoriesce una lettera che contiene uno sfogo e una dichiarazione d'amore istintiva e passionale. È quella che il tenente del 71esimo Brigata Puglia, Giovanni Presti, nato a Idone in provincia di Enna, 26 anni, destina alla sua amata Maria Dal Molin. Purtroppo la morte qui sovraneggia. Si vince, si strappa valorosamente palmo a palmo il terreno al nemico, ma si muore. Questo tratto di sonzo che ci contestiamo sembra un pezzo d'inferno, ma noi vinceremo i demoni, vinceremo il fuoco che incombe. Io ti vorrei qui, ti avrei voluto qui verso il tramonto, quando le ultime nubi sembravano massi immensi di rubino e 30-40 aeroplani scintillavano nell'aria nei loro freschi colori. E giù lontani i mostri austriaci dell'aria esitavano tra il fumo di mille shrapnels. E poi sul Sabotino, sul San Michele, immani colonne di fumo nero da 305 e granate attorno a noi e dappertutto, e villaggi incendiati. Non ci sono più le condizioni per andare avanti, ma serviranno giorni e massacri del tutto vani in direzione di Oslavia e del San Michele, dove opera la Terza Armata, prima che i comandi decidano di interrompere le operazioni. Non appena cessato il bombardamento ci portarono all'assalto. Era un campo tutto scoperto. Ognuno, sia ufficiale che soldato, ognuno si slanciava verso le trincee nemiche. Ma le mitragliatrici austriache, massimamente quelle di sopra il San Michele, ci pigliavano in facilità. Ed i poveri soldati nostri caddero come le foglie secche al vento, squartate le carni dal piombo nemico. È durante la quarta battaglia dell'Isonzo che la Brigata Sassari conquista una trincea tristemente famosa per il numero di soldati caduti nei suoi dintorni. È la Trincea delle Frasche, un'opera difensiva rafforzata e ben nascosta dalla boscaglia, inespugnabile se non a costo di immensi sacrifici umani. La Brigata Sassari viene inviata nella primavera del 15 sul fronte dell'Isonzo e lì combatterà per tutti i primi sei mesi della guerra, cioè per tutte le prime quattro battaglie. Quando verrà ritirata dal fronte si scoprirà che in sei mesi di guerra la Brigata Sassari ha avuto un po' più del 100% di perdite effettive. Vuol dire in definitiva che i suoi reggimenti mandati all'assalto su delle postazioni molto munite e anche molto famose, come la Trincea delle Frasche, poco sopra Re di Puglia, sono stati distrutti e ricostituiti da capo un certo numero di volte. La quarta battaglia dell'Isonzo termina il 2 dicembre. L'Italia ha perso circa 49.000 uomini, l'Austria-Ungheria circa 25.000. Le operazioni militari per il 1915 sono terminate. Il bilancio di oltre sette mesi di conflitto è disastroso. Le battaglie che vengono combattute fino al dicembre del primo anno di guerra sono purtroppo una drammatica dimostrazione di dilettantismo.
ottengono pochissimi risultati, sarebbe meglio dire che non ne ottengono praticamente nessuno, al prezzo di un po' più di 200.000 uomini persi tra morti e feriti. Il che vuol dire che un quinto dell'esercito combattente mobilitato nell'estate del 1915 viene perso entro i primi sei mesi di guerra senza ottenere alcun risultato, sicuramente senza ottenere quello sfondamento strategico che Cadorna aveva messo di fatto nei suoi piani. La quinta battaglia dell'Isonzo, combattuta tra l'11 e il 15 marzo del 1916, passa alla storia come un favore fatto dal comando italiano all'alleato francese che desidera venga attaccato l'esercito austro-ungarico lungo tutta la linea del fronte per impedire che truppe imperiali vengano spostate a Verdun sul fronte occidentale, dove la pressione tedesca è sempre più forte. Un favore che costa, nei cinque giorni di combattimento, oltre 2.000 vite. Ben altri sacrifici attendono però le truppe italiane schierate sul Carso nel secondo anno di guerra. Dopo la sanguinosa parentesi della Strafexpedition, la spedizione punitiva austriaca che sposta l'epicentro della battaglia sul fronte alpino per alcune settimane, verso la fine di giugno, l'orrore irrompe di nuovo sul Carso, a ridosso di Re di Puglia. Migliaia di colpi di tosse accompagnano l'alba del 29 giugno 1916 sul Monte San Michele. C'è qualcosa nell'aria che pesa più dell'aria, che si lascia spostare dal vento e si insinua nelle trincee, saturando ogni buca occupata dai soldati. La gola si irrita mentre tutti cercano sollievo in un respiro profondo. Per molti è l'ultimo. La miscela di cloro e fosgene liberata dalle bombole austro-ungariche per il primo attacco con il gas sul fronte italiano uccide migliaia di uomini. Migliaia ne moriranno anche nei giorni successivi a causa dell'intossicazione. Ecco come racconta quel giorno Francesco Villari, nato a Reggio Calabria, 26 anni, caporal maggiore, direttore della terza sezione radiotelegrafisti del 29esimo Fanteria. Francesco è a Bosco Cappuccio, è passato poco tempo dal massacro. Appena raccolto da terra il diario di un commilitone colpito dai gas. È un quaderno che contiene appunti confusi, presi fino a pochi minuti prima dell'attacco da quel ragazzo che ora giace al suo fianco. Francesco sente il bisogno di testimoniare ciò a cui ha assistito. Come in un passaggio di testimone della memoria, rivolta quel diario dalla parte in cui non è stato ancora scritto e lascia correre la matita. Non un colpo di cannone, non una delle consuete fucilate delle vedette nemiche, non una brezza, sia pure leggera, increspava le acque dell'Isonzo, agitava le foglie delle poche querce del cappuccio, alberi questi che testimoniano ogni ora la lotta cruenta che da più di un anno si combatte intorno a loro. Ecco che appena il giorno è chiaro, verso le 4:30, una leggera nube dal colore verdastro si delinea a quota 170. A mano occupa terreno, si propaga verso la sella di San Martino, si fa più densa. Non vi è dubbio, è gas velenoso. Adesso la nube ha occupato la sella e al cappuccio, al bosco, alla pineta di Sagrado. E tende sempre al basso, si insinua nelle valli, invade i ricoveri, le caverne, le buche. È un grido che non ha niente di umano, è una corsa che non ha direzione, non ha meta. Il gas, applicate le maschere, applicate gli occhiali e si fugge dai ricoveri in cerca di rimedi. Dove trovarli? Ogni uomo dovrebbe esserne fornito, ma forse per incuria, forse per negligenza, quasi tutti ne sono privi. E sono soldati che mentre invocano aiuto si accasciano al suolo, che mentre cercano un sostegno per stare in piedi annaspano con le braccia e cadono riversi. Si disputa una maschera, un pezzo di cotone bagnato di alcol. E la lotta per la vita continua fino a quando i contendenti non si esauriscono, non si piegano e stramazzano esanimi. Si vedono dei soldati consci della propria fine che hanno in mano una fotografia, una immagine di santo. Non fuggono, non chiedono aiuto, non imprecano, non maledicono.
Seduti per terra, sgranano gli occhi, respirano quell'aria a pieni polmoni, quasi invocando la morte più sollecita. Altri si sdraiano contorcendosi, lamentandosi, emettendo delle brevi grida gutturali incomprensibili. Quasi tutti tossiscono, forse per lo zolfo che il veleno contiene. Qualcuno starnuta. Chi non può più resistere, chi sente di non poter più sopravvivere, si finisce picchiando la testa contro macigni, precipitando dei burroni. E lo strazio continua. È la nube velenosa che oscura la vista, inchiodata al suolo da un tempo che non si conta più. Sono 80, 90 minuti. E come se tanto mostruoso delitto non bastasse, il nemico intanto inizia un bombardamento d'inferno contro quei moribondi. Vigliacchi. Con un'arma di sterminio in più come quella chimica, nell'estate del 1916, italiani e austriaci continuano a farsi la guerra. Il 9 agosto il Regio Esercito attacca di nuovo e ottiene il primo vero successo offensivo. La sesta battaglia di Lisonzo rappresenta un'anomalia nella conduzione della guerra italiana, fondamentalmente perché molto ben preparata, molto ben condotta, molto ben eseguita ed estremamente rapida, e porta a un successo innegabile che è la conquista di Gorizia. Il compito di condurre la nuova offensiva viene affidato al Duca d'Aosta. Il 7 agosto, dopo oltre 14 mesi di guerra e un totale di 110.000 perdite, il Monte San Michele passa sotto il controllo dell'esercito italiano. Lo stesso giorno, a ovest, viene raggiunta la cima del Monte Podgora, cade Oslavia e le trincee alla base del Sabotino. Alle 18 dell'8 agosto, gli austriaci abbandonano Gorizia e ripiegano su nuove posizioni arretrate. Intorno alla presa della città si scatenano subito sentimenti estremi e contrastanti. Da una parte l'euforia per la vittoria, dall'altra la protesta contro il massacro. In pochi giorni, infatti, più di 20.000 soldati italiani sono morti o risultano dispersi. La conquista diventa pertanto mito, ma anche contromito. La città si trasforma in un simbolo per chi si batte contro la guerra. Tra le lettere che i soldati scrivono a casa in quei giorni, quella dell'artigliere Achille Salvatore Fontana, 22 anni, di Como, racconta in modo esemplare questo duplice stato d'animo. Carissimo padre e sorella, ricevetti ieri sera la vostra desiderata lettera ed eccomi subito a rispondervi, intanto che ho un momento di tregua. Mi metto a scrivervi tanto per non farvi pensare male, ma a dirvi è vero, la mia testa non è ancora a posto. Il mio cuore non si trova tranquillo come prima. Sento ancora nelle orecchie il rombo assordante del cannone e il fragoroso bombardamento che abbiamo fatto con le nostre potenti bombarde all'inizio della grande offensiva per la presa di Gorizia. Davanti a me ho ancora la visione di quei poveri soldati feriti che gementi trasportavano sulle barelle, di quei poveri morti che si trovavano per terra sfracellati. Però nel medesimo tempo sento in me, come pure nel cuore di tutti, un certo raggio di gloria, una certa consolazione per la bella vittoria riportata dalle nostre valorose truppe che dopo 15 mesi di dura lotta e sofferenze entrarono, nelle prime ore del pomeriggio, nella città di Gorizia. Questa vittoria è soprattutto simbolica, ma non è una vittoria strategica. La verità è che le linee fortificate austriache non si stendevano solo davanti a Gorizia, ma di fatto anche dopo. Borojevic, il generale austriaco che conduce questa strenua resistenza sul fronte di Lisonzo, sposta le proprie linee pochi chilometri a est della città e di fatto lì la guerra ricomincia esattamente come prima. Le speranze di trasformare la guerra di posizione in guerra di movimento e di puntare verso Trieste e Lubiana
svaniscono in poco tempo. Nell'autunno del 1916 il fronte è di nuovo in stallo e a nulla valgono i tentativi di Cadorna di aprire varchi tra le trincee austro-ungariche. Le tre spallate autunnali, così vengono chiamate la settima, l'ottava e la nona battaglia dell'Isonzo, dimostrano ancora una volta che nella guerra di posizione la difesa ha una netta supremazia nei confronti dell'attacco. Il teatro su cui si combatte è sempre il Carso, a est del Monte Sei Busi e del Sacrario di Re di Puglia. Il primo assalto viene sferrato il 14 settembre, il secondo il 10 ottobre, l'ultimo il 1 novembre. L'Italia perde nel complesso circa 80.000 uomini, l'Austria-Ungheria 66.000. La Strafexpedition e la presa di Gorizia avevano fatto pensare, nella prima parte del 1916, a una possibile svolta nella guerra, con un passaggio a offensive su larga scala e la possibilità di scontri campali e risolutivi. Con la settima, l'ottava e la nona battaglia dell'Isonzo, anche questa speranza, che ha contribuito a mascherare la portata delle tragedie quotidiane, svanisce. Sui diari e nelle lettere dei soldati tornano a imperversare i piccoli, grandi drammi quotidiani che si consumano nel raggio d'azione di chi scrive. L'aria del proiettile mi alzò di colpo da terra di circa 3 metri. Rimasi tutto imbrattato di sangue e di brandelli di carne dei miei compagni cadaveri. Fu addirittura cosa dell'altro mondo. Si teneva l'orologio alla mano e si contavano i minuti dell'esistenza nostra. Nessuno contava più di vivere. Quando lo sconforto mi ha assalito più forte, ho desiderato una pallottola che mi ferisse, che mi portasse lontano di qua per un po' di tempo almeno, in un ospedale. E anche mi sono esposto per averla. Per le nostre povere armi a piedi oggi è stata una brutta giornata, sia per il tempo brutto, sia perché dovettero combattere accanitamente, ma morendo assai, perché noi questa mattina abbiamo avuto 100 e più pagnotte che hanno portato indietro dalle prime linee. L'intollerabile diventa normalità, l'inaccettabile è ora ordinario, l'orrore diventa compagno di vita. Il grosso obice cadde proprio sopra al baraccone ove vi erano dentro più di un centinaio di soldati. Per metà il baraccone crollò, seppellendo parecchi feriti che non erano riusciti a fuggire. Dopo poco, un altro fischio e scoppio si fecero sentire, cadendo dove i feriti si medicavano. Un soldato che era andato a vedere questi e che se ne stava con la gavetta in mano fu lanciato con nostro raccapriccio a 10 metri di altezza, ricadendo a terra come uno straccio. Rimase morto sul colpo. Intanto la pasta in acqua era pronta. Carne non si poteva mangiare a causa della vigilia. Incredibile raccontarlo ai borghesi ignari della guerra, ma si mangiò con appetito. Anche se questo se ne andava, ogni qualvolta si rivolgeva lo sguardo ai cadaveri, distesi sui sassi con la faccia coperta da sacchi e con i vestiti strappati, da dove ancora sortiva il sangue fumante. La Grande Guerra dell'Italia tornerà ad assumere una dimensione epica e tragica nel 1917. L'esercito sfiorerà l'impresa di sfondare le linee di resistenza austriache con offensive massicce dirette soprattutto verso l'altipiano della Bainsizza, a nord di Gorizia. A un passo dalla gloria, il baratro di Caporetto e il sacrificio di altre centinaia di ragazzi e giovani uomini, come quelli che il maggiore Azzaria Tedeschi vede andare al massacro sotto il suo comando. C'è bisogno di un'enorme forza di volontà per poter assistere impassibili allo strazio della povera carne umana martoriata dalle schegge delle granate, colpita dalle raffiche mortali delle pallette di shrapnel, dalle raffiche mortali delle pallottole di fucile. E mentre intorno la morte aleggia implacabile, mentre alle spalle, sul fronte, ai lati, nuove esplosioni, nuovi sibili rabbiosi annunziano nuove piaghe doloranti, nuove vittime travolte dall'uragano di ferro e di fuoco. Bisogna essere insensibili a tutto e con lo stesso timbro di voce ordinare «Avanti! Avanti sempre! Dove più in furia la battaglia, dove più ampia è la messe, mietuta dalla morte!» Con la stessa forza di volontà,
con la stessa fermezza e lo stesso slancio, nelle tragiche ore della rotta di Caporetto, Azzaria si metterà alla testa della sua compagnia e dei suoi uomini, andando incontro alla morte. Sulla scalea di Re di Puglia, un loculo conserva i resti mortali, insieme agli ideali e ai valori del maggiore Azzaria Tedeschi. Un soldato, un uomo, un volto, una storia. Una delle 100.187 custodite nel sacrario di Re di Puglia.